Hey Cuj, ben ritrovati dal vostro Andrico, la consigliazione di Eleven 3 Napo Folgorante. Come vedete sono rimasto qui praticamente, o meglio sono tornato qui. E dopo essermi allenato abbastanza direi che è ora di tornare agli alloggi, ma anche oggi di affrontare i cavalieri della regina. Ma prima affrontiamo i cavalieri del tempura. Molto bene, complimenti a tutti. Mangiate bene e fatevi una bella dormita. Domani vi aspetta una partita importante. Ma non ci preoccupiamo più di tanto, perché tanto vinciamo facile. La partita è l'apertura della fase finale dell'FFA per l'Inazuma Japan. Ah no, così, era un testo così. Non è che continuava, no, perché sai, quando in genere ci sono i punti di sospensione. Niente, la fase finale, è così. Vabbè, vabbè. Non ti sembra un po' troppo presto per l'allenamento? Anche perché c'è la partita. Non ce la faccio più a restare a letto con le mani in mano. Sono proprio sul punto di scoprire quello che mi consentirà di fermare Edgar, me lo sento. Sì, un gol ce lo becchiamo perché è ovvio. Ma dai, già qui. Immagino che il tiro di quel dammerino in gruzzi abbia impressionato tutti noi. Sì, e avete visto la partita del gruppo B di ieri sera? Caspiterina. Sì. Il regno ha vinto senza la minima difficoltà, non mi stupisce che siano loro i favoriti. I brasiliani, figuriamoci, chi può essere favorito se no? Non siamo nello stesso gruppo, per fortuna, però potremmo incontrarli nella fase eliminazione diretta. In una competizione di questo livello non possiamo permetterci di battere la fiacca neanche un minuto. Ho paura, e se non fossi all'altezza? Ce la caveremo, discorso ispiratorio, dai ragazzi, su! Il livello di questo torneo è molto alto, ma se siamo arrivati fin qui ci sarà un motivo. Fortuna. Jude ha ragione, siamo qui, abbiamo già sconfitto alcune delle squadre più forti al mondo e continueremo a farlo. Esatto amico, farci prendere dal panico non serve a nulla, dobbiamo scendere in campo e pensare a vincere. E se commettessimo qualche errore in campo perderemmo la partita davanti agli occhi di tutto il mondo. Non commetteremo nessun errore e daremo una sola lezione a questi cavalieri della regina. Chiaro ragazzi? Sì, capitano! Quando l'allenamento sarà finito dobbiamo andare sull'isola dell'Idra. Ah, dell'Idra. Non lo so. Lo stadio dove si giocherà la partita è proprio lì. Puoi raggiungerla salpando dal porto di Ryokot. Ora puoi accedere al porto di Ryokot. Vorrei vedere una cosa prima. Vediamo un po'. Centro e porto. Eccoci. Attenzione. Bello, bello, bello. Anche piuttosto elegante, tutto bianco. Eccolo qua lo strumento. Ma ste monete, basta le monete, non le voglio. Voglio roba più importante, no? Lì per salpare e niente, mi sa che questo è tutto quanto. E invece no, c'è una cassa, ok. Acqua rigenerante e niente, è finito così. Allora, salpiamo e andiamo. Vediamo un po' che ci aspetta. Salve ciurma, siete giocatori di Inazuma Japan, vero? Fate come se foste sulla vostra barca. A vostra disposizione, lupi di mare. Forse nessuno vi ha ancora avvertiti. Per cammino tre porte lo stadio non sarà una passeggiata. Fate attenzione. La stessa vale per tutte le altre isole. Chissà chi ha avuto questa brillante idea. Allora, pronti a partire per l'isola dell'Idra? Tutti a bordo, marinai! So che siete nervosi per la partita, ma provate a rilassarvi e a godervi il panorama, va bene? Voglio vedere se questa isola dell'Idra è la Snake Island che c'era nella versione giapponese. Beh, cambia il nome, ovvio. Caspita, questa barca sì che è grande. Sembra un battello. Anzi no, un cargo. Anzi no, una nave da crociera! È uno yacht. Spero che mammina abbia preparato le pillole per il mal di mare. Era preoccupato. Ma non era adatta la faccia. Vedi che faccia ha? Harley, a proposito di ridere, vuoi che ti ricordi la bella figura che hai fatto in aereo? Non mi sembravi spavaldo come adesso. Certo che mi ricordo, ma ora sono come a casa sull'oceano. Sì, sono a casa. Ipocrita, barbaro, cialtrone.
Perché c'è il trone? Sei tu che non fai niente. Leviamo le ancore, Mark, allora. Bella scena. Ma quelle sembra che siano spiaccicate contro la parete. Ma ci vai. Il momento si avvicina. Siamo pronti a dare battaglia. Sì! Oh yeah, ci siamo. Che divertimento. Possiamo fare un'altra gira, per favore? Neanche per sogno, Scott. Faremo tardi per la partita. Ma tanto lui non gioca, può anche andare, eh. Esatto. Inoltre, non sappiamo cosa ci riserverà la strada per lo stadio. È meglio mettersi subito in marcia. Andiamo. Tanto, finché non arrivo su da capo, non succede nulla, tranquilli. Non vi preoccupate. Vediamo, questa sì è la Snake Island. In realtà si chiama Snake Island questa, non è Hydra. Perché hanno cambiato nome? Snake? Non c'era bisogno. Il cammino che porta allo stadio dell'Hydra da qui diventa piuttosto intricato. Cercate di prepararvi al meglio prima di affrontarlo. Se... Oh, attenzione. Sarà pieno di insidie. Meglio stare attenti. Poi, se non sbaglio, qui si recluta anche un giocatore. Fascia dell'amicizia, buono. Vedrà poi a chi equipaggiarla. Scendiamo allora. Voglio esplorarmela tutta per bene. Tanto per la partita voglia. Ce la facciamo, come no. Ecco uno strumento. Scarpini proiettile che mi sembra siano migliori degli scarpini dardo. Non vorrei dire una castronata. Chi è? Oh, sono Lucien Trove dei Tenebrosi, la gente mi chiama Howler. Io e i tre compagni li aspettiamo da qualche parte su quest'isola. Se riuscirete daremo qualcosa in cambio. Ma per sfidarci avrei bisogno di 4 password. Ma come faccio a mettere le password? Dove le trovo? Su un altro gioco, quale? In Azum Eleven Bomber, quale? Cioè, bomba esplosiva, insomma, per capirci. Ditemelo in quale gioco. Le trovi su un altro gioco. Magari è un altro gioco della level 5 che non c'entra niente, tipo Layton. Per dire. Che ne so io. Allora. Moneta blu. Questi due qua chi sono? Attenzione. Bah, che mi passa per la testa? Sono arrivato fino allo stadio dell'Hydra, ma ho dimenticato il biglietto a casa. Che disastro. Papà, sei proprio un tontolone. Direi. Ma non c'era nulla di difficile, a dire il vero. Anzi, è stato piuttosto facile. Questo chi è? No, questo non vogliamo lasciare lo stadio, amico. Stavo solo vedendo cosa c'era lì. Tipo qua che c'è una moneta gialla, ma non le voglio le monete gialle, io non voglio le monete, ce n'ho troppe. Beh, però insomma, lo stadio da fuori sembra carino. Non male, non male. Qui invece, attenzione, un ciondolo protettivo bronzo. Però entriamo. Pensavo continuassi tipo invece no. Non l'ha fatto, maledetto, mi ha imbrogliato. Tifosi di tutto il mondo, lasciate che vi dia bevuto la prima partita del gruppo A. Siamo nella fase finale del FFI. Oggi i cavalieri della regina affronteranno il Azuma Japan. Sono io, Max Orlund. Credo sia Lund poi.
Sarò io, Master Lund, a raccontarvi la partita minuto per minuto. A mio fianco ecco Levin Murdock, una vecchia gloria del calcio europeo. È un piacere averti con noi, Levin. Il piacere tutto mio, Magstar. Non fate caso che gli do la voce un po' da... da effeminato, però così, mi piace dargli la voce così. Allora, Levin, come vedi la partita di oggi? Chi pensi che abbia più possibilità di vincere? Beh, Magstar, i Cavalieri delle Regine sono una delle squadre più importanti in Europa. Hanno una lunga storia e un'ottima reputazione. E non scordiamoci che hanno anche Edgar Partinus. Un capocannoniere in grado di risolvere da solo un'intera partita. Lo vedremo, lo vedremo. Dall'altra parte del campo vediamo la nazionale giapponese che si è distinta nelle qualificazioni del girone asiatico. Quello che mi chiedo è, come farà a intaccare l'impenetrabile armatura di questi straordinari Cavalieri della Regina? Amico, stai calmo che sennò ti bagni tutto, eh. Inghilterra! Inghilterra! Forza Cavalieri della Regina, alla carica! Ma statevi zitti! Non si può dire che siamo i favoriti, questo è sicuro. Giochiamo fuori casa? Beh, che importa? Facciamo finta che tutta questa gente stia tifando per noi. È un po' difficile da Inghilterra sentire Inazuma Japan o al limite Giappone, molto difficile. L'assonanza è nulla. Avanti ragazzi, questo è il nostro primo passo verso la conquista del primato mondiale, vinciamo questa partita! Primato mondiale? Non credo proprio. Edgar Partinus. Ti rendi conto di cosa significa diventare numero uno al mondo? Cosa? Invero, tu favelli di primato mondiale come se bramassi una mera vittoria personale. Ma dimentichi che in questo momento sei portabandiere delle speranze e dei sogni di un'intera nazione. Dimenticare questa grande responsabilità che ricade su ognuno di voi equivale a tradire il dovere di rappresentare la patria. I Cavalieri della Regina giocano con l'orgoglio di essere stati scelti dal proprio paese e la volontà di adempiere i propri doveri. Finché non capirete il vero significato di questa competizione, non riuscirete mai a batterci. Ma... preparatevi a combattere, Cavalieri della Regina, per la gloria della madre patria, per Albione! Albione? Chi è Albione, mo? Sì, signore! Albione? Ma perché Albione? No, mo sono curioso di vedere Albione. Tutto a posto, l'antico nome della Gran Bretagna. Perché Albione? Ma noi giochiamo come rappresentanti del nostro paese. Le speranze e i sogni di un'intera nazione dipendono da noi. Non avevo mai considerato il campionato mondiale da questo punto di vista. Urrà! Japan! Japan! Inazuma Japan! Forza ragazzi! Noi siamo sempre con voi! Evviva! Yuhu! Avete sentito? È per voi che stanno tifando. Sì, mister. Allora, cercate di non deluderli. Vincete questa partita, è un ordine! Sì, mister! E allora, andiamo a conquistarci la gloria! E l'onore! In questa prima partita. Anche perché la vera gloria la otterremo nella finale. E ora, Mark, sei pronto? Sei tranquillo, hai lavorato sotto al centro di allenamento. Puoi vincere questa partita, non ho dubbi, ce la farai! È arrivato il momento di sfidare i Cavalieri della Regina. Non sarà un'impresa facile, siete pronti? Ho parlato con Silvia perché pensavo che fosse lei la responsabile a farci iniziare la partita. Bene, voglio che andiate in campo per dare il massimo e vincere. Fatela per tutti noi. Va bene. Siamo pronti allora. Sapete già cosa dovete fare. Voglio che ce la mettiate tutta. Facciamo vedere al mondo intero di cosa siamo capaci. Sì, capitano. Informazione, forza! Ehi Axel, ce l'ho fatta! Ho imparato una nuova tecnica speciale. Finalmente una tecnica di tiro all'altezza della tormenta di fuoco. Tienimi d'occhio. Tranquillo, non ti perderò di vista un attimo. Non stavo parlando con te, testone. Oh, bello questo! Bello, bello, ho capito qual è. È un po' diverso da quello giapponese, ma va benissimo, ho capito. Scattiamo la foto prima di cominciare la partita, d'accordo? Forza, tutti qui! Oh, belli! Siete pronti? Sì! Ma è Willy che cade dall'inquadratura. Tanto è inutile, è un personaggio inutile! Attenzione! Hector e... il signor... Perfetto! Da qui avremo un ottimo visuale per guardare la partita. Sì, maestro. Non credi che una certa persona si arrabbierebbe se la vedesse mangiare tutti questi dolci? Su, non fare il santarellino. Si tratta solo di qualche avanzo della cerimonia d'apertura. E chi ha mangiato niente durante la cerimonia d'apertura?
C'era anche il terzo tempo, ma io non l'ho visto. Forza, capitano Evans, facci vedere quello che sai fare. Hai capito chi sono, sì? Eric e Bobby. Via! Cozzate le teste! Stadio dell'Idra. Wow! Bene, bene. Ma vedrete che sarò io a primeggiare. Sono molto carico, ma iniziamo con Archer qui. Iniziamo con Austin, punta destra, e Axel al centro. Sfondamento. Veramente lo sfondamento dovrebbe farlo Nathan, ma... Dov'è Nathan? Dov'è? Che non lo vedo. Eccolo qua. È il momento, miei cavalieri! Carica! Sì, signore! Ah... 4 contro 1? Sarebbe un pochino fallo. Guardate! Hanno cambiato lo schema! E sono anche riusciti a impossessarsi della palla! Non dovete permettere all'avversario di tenere la palla! Dobbiamo passarla fino a fargliela perdere! E questo è il potere della nostra formidabile tattica, lo scudo dei cavalieri! Guardate! Sta per tirare! Tiro lungo, Excalibur! A quanto pare... Martello del Colosso! Fio, la parata! Allora volete fare sul serio? Mi fa piacere. Non abbiamo ancora cominciato, ora tocca a noi! Dov'è Nathan? Dove è andato a finire? Caleb, è tua? No! Chi è? Turbine Supremo! Non ce n'era bisogno. Però. E allora? In teoria non ho altro, ma andrei con Tormenta di Fuoco perché è veramente esplosivo. Tormenta di Fuoco, dai. No, avvitamento esplosivo può ancora migliorare. Però, usiamo la vecchia tormenta. Super scudo multiplo! Goal! Questa è l'ultima parte che riuscirete a segnare. Ne basta una, credo. Vai Austin! Barone? Burrone! Infatti dico, ma... Barrone, dico, non ha senso. Infatti dico, sarà con R solo, ho letto male. Invece no, è burrone. Nathan, vai dietro, mannaggia a te! Basta della luna piena, moonsault, dai! Il Musol, tu sei cheat! Cheat, tu sei cheat! Pure Edgar, dai! Andiamo con Martello del Colosso. Colpo del paladino! Ma... Non aveva abbastanza punti per Excalibur? Vabbè. No, perché se passava questo era grave. Oppla, attenzione! No! Volevo fare il tiro con lui! No, attenzione ai cavalieri in furore! Che cosa avete in mente? Villani! Furfanti! Marrani! Ma sbaglio? Ah no, sbaglio. Mi sembrava il tempo fosse più alto.
Eccolo! Colpo delle sette spade! Ah, ma è lungo! Perché allora non... Però ragazzi, la palla più è lontana, più perde di potenza man mano che arriva alla porta, quindi... Era meglio farlo da vicino. E infatti l'ha parato. E infatti l'ha parato. Potevo tirare al volo? Sì, ma non c'era gusto. Ascoltatemi bene, non voglio che gli concedete neppure un'occasione, intesi? Mantenete la palla e muovetevi in continuazione. Spero di essere stato chiaro. Pensa davvero che possiamo farcela? Dovete farcela. Non avete altra scelta. Sharp, Stonewall, prendete il controllo della squadra. Io e... È tutto nelle vostre mani ora. Riflettete su perché vi abbia messo in campo insieme e datevi da fare. Sì, allenatore. Mark, tu devi solo preoccuparti della porta. Lascia fare a noi, ok? Va bene. Temo che sia più facile a dirsi che a farsi. Partinus è un tiro davvero formidabile. Sarai davvero in grado di fermarlo, Mark? Non ha bisogno di fermarlo se non andrà in porta. Che vuoi dire? Scusa, non badare a me, stavo solo pensando ad alta voce. È solo che, per quanto sia potente un tiro, se non andrà in porta, non vale la pena fermarlo. Sta per iniziare il secondo tempo, diamoci dentro, ragazzi! Sì, forza! Ha messo Jude e Caleb in squadra perché entrambi sono stati allenati da Ray Dark, quindi hanno lo stesso modo di giocare. Mi pare ovvio, almeno questo è quello che ho capito io. Axel può fare un altro tiro. Mettiamolo qui, Austin sta molto basso, ma ricarico Mark per sicurezza. Ho ricaricato i miei giocatori, siamo pronti a cominciare il secondo tempo. Non dovete avere paura dello scudo dei cavalieri. Abbiamo innumerevoli altre tattiche a disposizione. Avrete sentito il detto, l'attacco è la miglior difesa, vero? Bella. Noi cavalieri indomiti lo conosciamo alla perfezione. Questa è invece un casino, sta tecnica. Hanno cambiato di nuovo lo schema. Ha la forma di una lancia. Proprio così, dolce fanciulla. Questa è la tattica offensiva che abbiamo battezzato con il nome di Lancia Invincibile. E visto che siamo qui, permettetemi di mostrarvi anche l'inimitabile colpo del paladino. Che ho già parato. Non mi dire che ora fa gol. Colpo del paladino? Vuol dire che ancora altre tecniche di tiro a disposizione. Siete destinati alla disfatta, Ivans. Nessuno può fermare i miei tiri. Inginocchiatevi e rassegnatevi alla sconfitta. Se non fermo questo tiro siamo spacciati. Non è vero. Ma ricorda, se non riesci a fermarla, forse significa che non devi farlo. Non ha bisogno di fermarlo se non andrà in porta. Magari potrebbe voler dire: sì, ovvio, non devo per forza pararlo, mi basta deviarlo. Yes. Mancato? O forse il mio tiro era sbagliato. Interessante. Accidenti! Un sabotaggio del genere inaugura un modo completamente nuovo di intendere il concetto di parata. Siamo entrati in una nuova era, quello dello scudo di energia. Ce l'hai fatta, Mark. Non vi scaldate troppo, non mi è sembrata una tecnica che possa essere impiegata di continuo. Qualcuno idea su come evitare che parti in ustiri? Sì. E cosa stiamo aspettando allora? Diamoci da fare. È rimasto su E. Non sa neanche lui quello che vuole dire. Interessante. Avvolgendosi entrambi in un vortice impediscono agli avversari di capire in che direzione si muovono. Quindi dovremmo chiamarlo doppio vortice. Che ne pensate? Solo due giocatori come Jude e Caleb messi insieme possono inventarsi una tattica del genere. Va bene ragazzi, vinciamo questa partita, ok? Sembra che vi abbia sottovalutato, Inazuma Japan. Ma ascoltatemi bene. Noi non perderemo. Noi vinceremo questo torneo. Lo faremo per l'Inghilterra e per la sua gente. Ne sei convinto? Ne è convinto. Blocco acrobatico.
Yeah. No, vabbè, stavo messo malissimo lì. Andiamo con un Furashi fotonico. Eccolo! Boh! Soffio del drago! Dragospiro. Oh! Goru! Sì! O come dicono i giapponesi, Goru! Avete visto che tiro? Ah! Questa è l'ultima volta, questa è l'ultima rete che riuscite a segnare, ma è quello che ha detto prima l'altro ragazzo, quindi non sarà l'ultima. Dai, bloccatelo. Avete paura? Non ha più niente, sta secco. Sta secco. Invece lui no, lui ha ancora abbastanza energia. Con doppio tocco. No, perché? Sì, notevole. Tu non puoi tu non puoi passare, bella citazione. Sì, level 5, sì. Proprio l'hanno messa lì in mezzo. Tanto non la capisce nessuno. E invece you shall not pass. Run, you fools. Ok. Scudo di energia che non me ne faccio nulla. Martello del colosso, vai! È molto più bella, dai. Voglio dire, se scudo di energia la devia, dovrebbe andare sempre in fuorigioco, anche se non è. Eccolo qua. Avvitamento esplosivo! Può ancora potenziarsi avvitamento esplosivo. Manca uno stadio di evoluzione. Quando diventa vero. Anche perché la parola Shin sta a indicare, in base a come è scritta, Dio, vero e nuovo. Secondo me nuovo avvitamento esplosivo era meglio. Però in questo caso Shin sta a indicare vero. Non capisco perché. Cioè non è una è una tecnica che hai ideato tu. Però su tante altre tecniche che magari tipo, come dire, per esempio grande illusione l'ha inventata Ray Dark. Grande illusione. Quindi perché chiamarla vera grande illusione? Non ha senso. Non è che l'ha creata Judo. Andiamo con Diego di roccia. Perfetto, così tiro indebolito e martello del colosso che ha modo di potenziarsi. Furia! Ottimo, è finita. E vinciamo! Siamo vittoriosi! Ce l'abbiamo fatta! Sì, la prossima volta vincerete voi. Ma no, non è vero! Oh, guarda qua che bello! Triangolo! Attenzione, schema di sfida triangolo. Non ce l'ho in mente ora. Scarpini cavaliere servono solo a correre più veloce, allora sono inutili. Insomma, mancherebbero Jack e Scott da portare, anche Darren da portare a 30. Xavier ancora a 26. Insomma, stanno un po' bassini alcuni. Alcuni non si potenziano mai. Ben fatto, Inazuma Japan. La vostra sete di vittoria vi fa onore. Ma è solo una partita. La nostra sconfitta è un banale imprevisto. Il mondiale non è ancora entrato nel vivo.
noi andremo in testa al gruppo A e batteremo tutti gli avversari delle fasi a eliminazione, diretta. Te lo garantisco. Sarà l'Inghilterra a sollevare la coppa. Alla fine, i Cavalieri della Regina usciranno vittoriosi da questo torneo. Non finché ci saremo neanche a dirvelo, Edgar. Ad ogni modo, speriamo di poterci affrontare ancora una volta. No, non accadrà. Ti auguro buona fortuna e una lunga serie di successi fino al momento in cui ci sfideremo di nuovo, Evans. Beh, lascia stare le mie donne. Cioè mie, nel senso, si è capito, no? Ce l'hai fatta allora. Il tuo primo passo verso la vetta del mondo. Cosa, mal di pancia? Non si sa. Che strano. Mi è sembrato di sentire una voce. Che sia la sua. No, Mark, è ancora presto. Nel prossimo incontro, l'Inazuma Japan dovrà affrontare l'Argentina. Ma a causa dei loschi traffici di Mr. D avremo altro di cui occuparci. Scopri come faremo in L'ignobile piano di Mr. D. Oh no, è lui! Sì, ma questo capitolo... A parte l'Argentina che è fighissima come squadra, ma mi sembra che prima... ci sia una cosa, appunto, come ha detto, contro Mr. D, da fare una certa cosa con Mr. D. È davvero bella. E abbiamo vinto, allora. Ad ogni modo, Cuggi, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye.